succedono davvero tante cose belle, anche come dei lavori che si potrebbero imparare semplicemente. Ebbene, parliamo di artigianato, parliamo di uncinetto e ne parliamo con Giovanna Cretella, che è la presidente dell'associazione I Laboratori Creativi di Artemisia. Ciao, Giovanna, benvenuta in città. Grazie, sono veramente felicissima. Sai perché? Perché mi hai parlato di un mondo per me completamente nuovo e secondo me anche per tante persone a casa che non conoscono quest'arte. Allora, che cosa fai tu esattamente? Allora, io, come già tu hai annunciato, sono presidente di questa associazione, i Laboratori Creativi di Artemisia. Non siamo altro che un gruppo di persone, di signore, tutte quante accomunate da un'unica passione, chiaramente ognuna per la propria specializzazione, quindi però è la creatività. Nel caso mio è l'uncinetto. L'uncinetto sembra uno strumento antico, ci è stato tramandato attraverso i nostri genitori quando all'epoca si stava in casa e si uncinettava. Però oggi è stato riscoperto, non oggi ma già da un po' di tempo a questa parte, come uno strumento che rende anche un momento di liberazione, ma anche un'arte terapia. E in questo periodo storico della nonna penso che ne abbiamo proprio bisogno. Quindi con l'uncinetto e grazie anche ad una azienda bergamasca, non napoletana ma bergamasca, io sono stata messa in condizione di poter trasmettere delle competenze tecniche per quanto riguarda le borse. Ma tu crei praticamente solo con l'uncinetto queste meravigliose, allora, borse che stiamo vedendo e che vediamo anche poi delle fotografie? Chiaramente, ripeto, grazie a questa azienda bergamasca che è l'azienda Mirtilla. Leader nel settore del crochet, noi siamo messi nelle condizioni di imparare e realizzare, ma anche trasmettere queste competenze. Quindi la borsa è realizzata a mano, tutta a mano, all'uncinetto. In alcuni casi ci sono degli inserti in pelle e in altri casi poi ecco come le piumine. Che voglio dire, la base della borsa è tutto uncinetto. La base è tutto uncinetto. E poi ci stanno queste applicazioni che rendono la borsa particolare in questo caso. Senti, ci sono delle signore, non solo, magari anche delle ragazze che vogliono iniziare ad imparare con l'uncinetto, anche perché io mi ricordo quando ero piccolo ho iniziato più con i ferri, facevo le sciarpe praticamente, sì. Invece secondo me l'uncinetto è più pratico. L'uncinetto anche è più comodo, perché è uno strumento che noi possiamo portare dappertutto, mentre esatto. I ferri sostanzialmente diventano un attimino un po' più complesso. Più complesso. E noi, cioè io fino a poco tempo fa con il Laboratorio Creativo di Artemisia abbiamo fatto i corsi, ma noi facciamo anche progetti. Attualmente c'è un progetto in corso bloccato proprio causa Covid con le signore di Capri, quindi un progetto realizzato con Città Mediterranea. Tu hai fatto anche tanti eventi, hai fatto un calendario. Esatto, sì. Devo dire grazie a chi ha saputo apprezzare il manufatto realizzato a mano, fatto bello, a mano con bello. Il cuore. Già l'artigianato è un lavoro che assolutamente si deve riscoprire, ma questo dell'uncinetto è davvero, allora, una ciliegina. Ti possono contattare, sì. Giovanna? Come perdonami. No? Altro noi che adesso daremo il numero di telefono, sì. E un cellulare, perché certo. Tu adesso comunque ti sei attrezzata e stai facendo lezioni singolarmente, anche itinerante, cioè vai anche tu, esatto, a casa. Anche io vado a fare le lezioni private. Ma proprio per dare questa opportunità che, come ho detto prima, oltre a essere un momento di svago, potrebbe anche in futuro essere anche un'attività lavorativa. Certo. In un momento di crisi come questo, riscoprire l'artigianato credo che sia un'ottima soluzione per tante persone che magari in questo momento non sanno cosa fare. Io faccio delle proposte, poi vediamo. Ma la mia curiosità, guarda che belle borse che stiamo vedendo, va bene, eventi bellissimi che hai fatto anche in città, a Villa Domi, sì. Ricordiamo, tra poco vedremo il numero di telefono appunto con la tua associazione, tu sei la presidente, contattano direttamente sì, te, sì. Prendete un appuntamento e esatto. Tu spieghi. Però proprio il primo passo, io per esempio che non so proprio neanche tenere in la mano. Catenella. La catenella. La catenella. Da lì che parte tutto. Ma è semplice. Semplicissimo. Sì, ed è antistress. È antistress. Allora, ti capito, posso assicurare, Valentina? Abbiamo bisogno tutti. Ti posso assicurare che sono venuti presso il nostro laboratorio persone che non sapevano neanche usare l'uncinetto e alla fine hanno realizzato le borse. Quindi tutto è volere fare delle cose.
Naturalmente le borse, noi adesso stiamo parlando, ecco, ci sono per le informazioni il cellulare, lo vuoi dire anche a voce, sì, Giovanna? 338 97 71 326. Esatto, grazie. Sto leggendo, meno male. Sì. Ok, chiamate, prenotate un appuntamento. Sembri una dottoressa, ma non è così. Beh, naturalmente per avere un colloquio, un colloquio, per capire, ecco, come si possono, sì, svolgere queste belle passioni. Sono degli hobby, ma che possono diventare, come diceva Giovanna, anche un lavoro. Esatto. Le borse naturalmente sono anche, si trovano in qualche negozio? Allora, diciamo, si trovano in determinati negozi, in particolare presso uno showroom My Guardarobe, e un negozio di via Chiaia. E niente, poi si fanno anche su ordinazione. Certo, certo. Si realizzano anche su ordinazione. Comunque chiamate, perché è davvero una bellissima attività. Giovanna, io ti aspetto, magari veniamo a curiosare noi anche in esterno con le telecamere di questo tuo lavoro bellissimo. E poi quando decidi posso anche insegnarlo a te. Allora, va bene, ci sarò anche io con la nostra Giovanna Cretella. Grazie per essere stata con me in città, Giovanna. Scena fuori da ogni portone, ma quanti persone, 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 perché sta città.